Ai microfoni di Radio Street abbiamo Luigi Martignetti, segretario generale della Rete Rev, ospite di Radio di Comunità. Con lui abbiamo appena finito di presentare la Rete Rev, lo ricordo, la Rete Europea di Comuni e Regioni per l'Economia Sociale. Rev è in partenariato con Fondazione di Comunità di Messina. Gaetano. Eh sì, intanto la relazione fra la nostra città e il Rev è antichissima. Messina, insieme a Reggio Calabria e Palermo, sono state tre delle città che hanno costituito la rete europea e quindi c'è una rete di relazioni umane ovviamente molto solide con tutte le persone che fanno parte della rete, ma naturalmente è una rete di istituzioni, una rete di partenariati territoriali e anche una rete di persone, quindi il legame è antico. Però io, Luigi Martignetti, l'attuale segretario generale della rete, vorrei chiedere perché, come mai una rete europea, una rete di rappresentanza importante, come la rete europea REV, ha scelto di creare un partenariato organico con un'esperienza certamente sperimentale, certamente innovativa, ma naturalmente locale come la Fondazione di Comunità di Messina. Proprio per quello che Gaetano Giunta ha appena detto, l'esperienza di Messina è un'esperienza sperimentale, un laboratorio molto avanzato, no? È un tentativo di costruzione che sta riuscendo, di un percorso di welfare, quindi di beni comuni, perché il welfare sono beni comuni, molto avanzato, molto spinto. E la nostra rete è una rete di sperimentazione, è una rete di costruzione, di innovazione, di percorsi comuni e non può che basarsi sui livelli territoriali. Poi, a Messina nello specifico, devo dire, Messina è stato il primo territorio, o almeno un pezzo di Messina, Ganzieri, Capobeloro, il primo territorio nel quale si è potuto testare in un laboratorio reale, diciamo, un percorso di costruzione di modelli di governance, di metodologie per la governance che noi abbiamo sviluppato dal 2002 ad oggi, noi come Rev, quindi anche col Comune di Messina, anche, scusate, col territorio di Messina, abbiamo sviluppato dal 2002 ad oggi, che si chiama Territori Socialmente Responsabili. Ora, questa metodologia, il primo posto in Europa in cui è stata sperimentata in maniera, diciamo, strutturale, è Ganzieri Capobeloro, è quindi un territorio di Messina. Quindi è evidente che nel momento in cui nasce una fondazione come la Fondazione di Comunità, che ha il TSR tra i suoi valori, alla base della sua Costituzione, era quasi naturale, ed è quasi naturale, entrare in un partenariato stabile, in una relazione forte e quindi cercare anche di trovare i modi per, da una parte, promuovere l'esperienza messinese e per noi quello che ci interessa anche è replicarla in altri contesti, ma dall'altra parte anche vedere in che modo continuare ad alimentarla in termini di ragionamento, in termini di costruzione di nuove sperimentazioni, ma anche in termini concreti, perché no? Dicevo prima, stiamo adesso verificando in che modo far entrare i percorsi dell'economia sociale all'interno e del nuovo welfare all'interno dei fondi strutturali, beh, speriamo di riuscire anche a inserire la Fondazione Comunità in questo tipo di percorsi, perché è un modello che deve essere assolutamente sostenuto dall'Unione Europea, perché è uno dei pochi modelli in Europa che prefigura il welfare di cui avremo bisogno nel 2020, prefigura il welfare sostenibile perché necessariamente è sostenibile perché è di comunità. Per tutti questi motivi, ripeto, non potevamo farne a meno, ecco, se posso dire così. Luigi Martignetti ha parlato di TSR, territorio socialmente responsabile, e spendo due parole sull'argomento, anche perché ci riguarda da vicino, come Martignetti ricordava, in particolare l'area di Torrefaro, nel nostro territorio, una metodologia, il TSR, sviluppata dal REV, anche qui correggetemi se sbaglio, e che ha un obiettivo preciso, quello di riorientare le politiche pubbliche di una comunità a partire dai bisogni che la comunità stessa evidenzia. Questo è il TSR, questo è il TSR sviluppato dal REV, questo è il TSR che Fondazione di Comunità ha portato nel nostro territorio.
ancora di più. Il TSR ha l'obiettivo di orientare le politiche e le pratiche non solo delle istituzioni pubbliche, ma anche delle organizzazioni private e delle imprese, più ancora che verso i bisogni, verso i principi, verso i criteri, se posso dire più verso i sogni, più verso i desideri che le comunità locali esprimono. A tra pochissimo ancora insieme a Luigi Martinietti durante Radio di Comunità. Questa è Radio di Comunità sui 103.3 in FM di Radio Straight, in streaming dal sito radiostraight.it. Siamo insieme al segretario generale della rete REV, Luigi Martinietti, una rete europea ma che ha forti contatti col nostro territorio. I forti contatti sono testimoniati, ma è soltanto un esempio, della presenza di Luigi Martinietti qualche settimana fa qui a Messina, più precisamente al Parco Orcinus Orca, per un seminario che faceva il punto sull'avanzamento del progetto di fondazione di comunità che si chiama Luce e Libertà. In quell'occasione Martinietti disse in parole molto semplici questo, disse siamo qui a discutere di un progetto dal valore indiscutibile, ne abbiamo parlato nel corso di queste trasmissioni, un progetto che nel concreto adesso mentre ne discutiamo ha già tirato fuori tanti ex internati dell'OPG, dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, e li ha avviati lungo un percorso di reinserimento sia sociale che lavorativo. Ecco la dimensione concreta dell'intervento di fondazioni di comunità su questo territorio, è qualcosa che, come dire, fa notizia anche in Europa, Luigi Martinietti. La cosa che fa più notizia, credo, è il fatto che la fondazione di comunità funziona, che Luce Libertà funziona. È relativamente facile, diciamo, fare delle grandi costruzioni, costruire delle vision complesse e poi non verificare mai se queste vision funzionano o no. E quello che invece ci dice l'esperienza di Luce e Libertà è che è possibile partire da una lettura della complessità e quindi costruire anche, immaginare anche soluzioni complesse. Beh, Luce e Libertà mette insieme per esempio una serie di politiche, e le chiamo espressamente politiche, come la politica ambientale, la politica di produzione energetica, la politica di welfare, la politica sociale, che sono politiche che tradizionalmente sono considerate separatamente. Questo a tutti i livelli, a livello locale, a livello nazionale, a livello europeo, non vengono mai integrate in un percorso comune. Ecco, l'ambizione che ha avuto la Fondazione di Comunità è stata proprio questa, di prendere diverse politiche, e questo è assolutamente coerente con TSR, inserirle in una visione complessiva, tradurle in azione concreta e realizzare gli obiettivi di quelle politiche in un percorso di tempo ma limitatissimo. Non dimentichiamoci che la Fondazione di Comunità esiste, o meglio opera concretamente, Gaetano Giunta mi correggerà, da un anno e mezzo, due anni forse. Sì, dal luglio del 2010. Dal luglio 2010 è nata. Ecco, appunto, in questo tempo limitatissimo ci sono già i lavoratori delle cooperative sociali che sono ex internati e che sono oggi soci delle cooperative sociali, vi lavorano. Abbiamo un intero sistema economico che si è generato, economico, socio-economico forse meglio, che si è generato a partire da Luce Libertà, e Gaetano Giunta lo dirà meglio di me, ma Luce Libertà ha fatto una rivoluzione copernicana, perché ha preso lo strumento dell'impegno di spesa nel welfare, l'ha fatto passare da una logica di spesa corrente, vale a dire io pago per svolgere i servizi, in questo caso servizi di cui sono beneficiari gli internati, l'ha fatto passare dalla logica della spesa corrente alla logica della patrimonializzazione, per cui io quei soldi non sono soldi che spendo perché così riesco a fornire un po' di servizi agli internati, sono soldi che costituiscono il loro patrimonio personale di costruzione di capability, il loro patrimonio personale di sviluppo umano. Ecco, questa è la visione da cui si è partiti. La concretezza è, Gaetano aggiornerà sui numeri, 37-38 persone che non sono più all'interno dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Conferma i numeri. I numeri sono perfetti. Se c'è qualcosa che Luigi Martinietti vuole aggiungere, ha la facoltà chiaramente di farlo, altrimenti noi lo ringraziamo per questo prezioso contributo.
No, sono io che vi ringrazio, sono io che vi ringrazio, e come se, vabbè, è chiaro, è evidente che noi continueremo a seguire l'esperienza della Fondazione di Comunità di Messina, anzi, in occasione della prossima conferenza che organizziamo il 14 di maggio al Parlamento europeo sul tema dei prossimi fondi strutturali, utilizzeremo senz'altro a più riprese gli esempi che vengono dalla Fondazione di Comunità. Grazie Luigi, e ci vedremo a Bruxelles il 14 maggio. Grazie ancora a Luigi Martignetti, buona giornata, buon lavoro. È quasi terminata l'ora a nostra disposizione, l'ora che trascorriamo insieme con Radio di Comunità tutti i giorni dispari, tra le 10 e le 11 del mattino e poi in replica tra le 8 e le 9 di sera. Oggi spazio a REV, la rete europea di comuni e regioni per l'economia sociale, e al suo segretario generale Luigi Martignetti. Un Luigi Martignetti che ha stranamente messo a tacere il nostro Gaetano Giunta. Gaetano, devo dire che è stato ipnotizzato. Praticamente perfetto, va bene così, no? Siamo molto contenti di averlo potuto ospitare, anche per veramente restituire questa dimensione europea delle attività di fondazioni di comunità, questi partenariati che, come dire, fanno bene. Arricchiscono la nostra piccola Messina, che ha bisogno anche di questi rapporti col resto d'Europa. Certamente, tra l'altro, sì. Rapporti, abbiamo detto, che il 14 maggio arriveranno fino al Parlamento europeo. Io pretendo quindi, proprio con voci registrate, che non, insomma, con testimonianze da cui non si può sfuggire, un collegamento dal Parlamento europeo il prossimo 14 maggio. Apriamo Skype, Gaetano, ci devi essere. Sarà così. Impegno preso? Impegno preso. Noi ci risentiamo mercoledì con Radio di Comunità. Altro ospite non messinese, Fabio Salviato, ci racconterà tutto di Banca Etica e di Cefea, due delle importanti partnership di fondazioni di comunità. Non vi anticipiamo niente adesso, appunto a mercoledì. Radio Street Messina.